Salve a tutti youtubers, Filippo Fiorenza qui. E salve a tutti youtubers, il vostro Filippo Fiorenza qui con una nuova recensione. Oggi parleremo del nuovissimo Da Five Bloods come fratelli, distribuito da Netflix Italia, che come sempre ringrazio e saluto. Nuovo film fresco di distribuzione e produzione di Spike Lee, famosissimo per un'altra brillante commedia ma dai tratti veramente significativi come Blacksman. Spike Lee questa volta ci porta, è strano come un film nonostante sia stato girato e prodotto molti mesi fa, sia talmente attuale. In un certo senso i nostri protagonisti lo sono, ex soldati del Vietnam che si ritroveranno e si riuniranno per assieme al figlio di uno di questi per ritornare nella loro tragica terra di conoscenza, ovvero il Vietnam, per ritrovare un famosissimo tesoro. Film che veramente mi ha colpito tantissimo, non solo per la predominanza, per la forza, per l'energia, per la rabbia che questo film ha dato, ma anche per il significato non proprio nascosto, non proprio velato, ma proprio il significato intrinseco e pieno del termine in sé. Un film che forse è più emblematico di questo nel 2020 per la cultura americana forse non è mai stato prodotto e distribuito. Spike Lee si conferma essere un regista con i controcoglioni, scusando il termine. Già con Blacksman era riuscito a ristabilire un po' le carte in tavola per quanto riguardava la tematica del razzismo, del colore della pelle, ma ora molto di più, soprattutto dopo i recenti fatti che sono successi in America, questo film può essere considerato come un altro piccolo gioiello della cultura USA. Un film che comunque lo vedi che è diretto da Spike Lee, non solo per la tecnica di ripresa ma anche il modo in cui lui vuole raccontare il film tramite i suoi protagonisti, uomini di colore però che hanno tanto da raccontare, non solo per il dramma che hanno subito, ovvero la guerra in Vietnam. E appunto in questa pellicola Spike Lee continua a sottolineare il grande debito che l'America ha nei confronti del Vietnam, di quello che ha causato in passato e che ancora nel 2020 sta continuando a causare. Ho rivisto nel film, anche c'è una piccola scena in cui ci sono i nostri protagonisti che in una discoteca vedono dietro la scritta di Apocalypse Now, ecco una versione 2.0 Spike Leeana del grande capolavoro di Francis Ford Coppola. Tra un misto di immagini del passato che all'inizio ti danno l'impronta forte che questo film ha, da Muhammad Ali, l'Apollo 11, l'assassinio del generale sud-vietnamita, questo scusate lo devo leggere perché è difficilissimo, Nguyen Ngoc Loan, scusate la pronuncia ma non sono bravo in questo. Le Olimpiadi in Messico, poi boom, arriviamo verso il film. Una tecnica di ripresa inusuale per i film di Spike Lee, ma comunque che ha dato grande impronta alla fruibilità del film. Un film potente, carico di rammarico ma anche di odio del regista nei confronti di questa America che comunque ha creato grossi problemi nonostante la sua fama di essere una delle più grandi potenze che ci sono al mondo. E nel film si vedono tutti quanti questi elementi che il regista ha sottolineato e vuole sottolineare. E secondo me questa è stata la mossa geniale che questo grande regista è riuscito a dare a questo film, davvero consigliato. E quindi ragazzi, che dire, spero che la recensione del nuovissimo Da Five Bloods come fratelli vi sia piaciuta, ovviamente grazie a Netflix Italia per la distribuzione. Noi invece ci vediamo la prossima volta con una nuova recensione, mi raccomando, mettete mi piace al video, condividetelo ovunque. Ci vediamo la prossima volta con una nuova recensione, iscrivetevi al canale, credo di averlo detto, alla prossima, ciao!